Amici di TV Luna Napoli, un cordiale e affettuoso saluto, buonasera e bentrovati ad un altro speciale targato TV Luna Napoli. Qualche tempo fa ci siamo occupati di una importante associazione fatta di grandi professionisti medici che in Africa si dovevano recare per una spedizione. Bene, questi amici sono tornati dal Benin e questa sera una parte di loro le abbiamo qui nei nostri studi. Tra i tanti c'è il capo anestesista della spedizione in Benin, Marco Aloi. Buonasera Aloi. Mario Aloi, buonasera. Buonasera anche al professor Enrico Di Salvo, primario di chirurgia del Dipartimento della Federico II. Buonasera. Buonasera direttore. Bene, Mario e Enrico sono due protagonisti di questa spedizione che è formata, professore, da tantissimi professionisti che ormai da ben 14 volte dedicano parte del loro tempo alla cura di questi ragazzi in Africa. Tutto nasce dalla primavera del 1996 quando il professor Sica gli disse. Mi disse, vieni con me, vuoi venire, anzi per la verità mi disse, mi vuoi dare un tuo giovane assistente che viene con me in foresta amazzonica, perché io sono stato lì. Elio Sica allora lavorava molto con la Caritas International, e così io dissi vengo io. E cominciata così, siamo stati di fatto per 5 anni operativi in foresta amazzonica. Nel 2000 il padre provinciale dei Camilliani, che era anche il cappellano del Policlinico della Federico II, ci invitò a cambiare destinazione e così andammo in Africa, in Benin, Africa occidentale, un paese di 8 milioni di persone, la stragrande maggioranza delle quali vivono in una condizione di estrema difficoltà e circa 1 milione al di sotto della soglia della povertà assoluta, cioè con meno di $1 al giorno. Ecco, il Benin, come diceva il professore, è in Africa occidentale, ha una popolazione che ha, pensate, una fecondità di 5,2 bambini pro capite, è una cosa straordinaria. Naturalmente ci sono tantissime problematiche, tantissime difficoltà in loco che questi medici che partono per questo posto molto molto lontano mettono in campo, naturalmente con la loro professionalità, quelle sinergie atte proprio ad aiutarli. Nasce dunque questa associazione Sorridi No No Africa, quasi così, posso usare un termine, quasi per gioco, per voler fare qualcosa di buono, ma poi diventa un punto importante e fondamentale per quanto riguarda il vostro lavoro e la vostra attività. Sì, noi, come lei ha ricordato, siamo operativi ormai dal 2000, abbiamo fatto 14 missioni, oramai siamo un'equipe di 18 professionisti operativi in 2 ospedali, uno camilliano e uno francescano, e anche in attività sociali che sono non meno rilevanti rispetto a quelle sanitarie. Ovviamente abbiamo sentito negli anni la necessità di darci anche una struttura, e quindi questa associazione Conu Africa, che è diventata una onlus, ci consente anche di avere una persona giuridica e di facilitare il nostro compito. Visto che lei mi ha fornito l'occasione, innanzitutto io la voglio ringraziare per la sensibilità della televisione che lei dirige, perché non vogliamo che il riflettore sia puntato su di noi, ci conosciamo da tempo, noi vogliamo che sia puntato sui nostri poveri, sui nostri ammalati di laggiù, perché mi creda, l'Africa non si racconta con le trasmissioni come, non so, Geo in Geo oppure alle falde del Kilimangiaro. Bisogna andarci, bisogna capire quali sono le condizioni e bisogna capire che per certi aspetti stanno meglio di noi. Lei ricordava 5 punto qualcosa di natalità, è un popolo che ha una straordinaria ricchezza di giovani e di bambini e che hanno anche una loro filosofia e saggezza che forse è prevalente rispetto alla malinconia occidentale, però hanno disassistenza, fame, malnutrizione, e da questo punto di vista, senza volerli invadere con la nostra civiltà, noi dobbiamo porci al servizio e fare tutto quello di cui hanno bisogno.
Ecco, è un popolo che, lo ricordo, ha quasi 9 milioni di abitanti, è indipendente dalla Francia dal 1960 e dal 1960 appunto fa parte anche dell'ONU. Mario Aloi, cosa spinge un giovane a affiancare questi illustri professionisti, di cui dopo vi darò anche dei nomi, in questa missione? Guardi, direttore, la voglia di fare, la voglia di aiutare, di sentirsi veramente utili, come forse qui non si riesce. Cioè, la voglia di mettersi in gioco, di lavorare in una maniera completamente diversa dalla nostra, cioè intervenire su pazienti di cui si sa ben poco, cioè difficilmente si sa un minimo di indagini di laboratorio, di radiologia, quindi praticamente pazienti quasi sconosciuti, insomma. Però riesce a dare una soddisfazione veramente incredibile. Io sono alla seconda missione già effettuata e le devo dire che è veramente un'esperienza emozionante, proprio non saprei come descriverla, cioè sono poche cose che rimangono: il sorriso di un bambino operato che sta meglio, di una mamma grata, di una donna che è stata operata di gozzo e adesso verrà riaccettata dalla società perché prima veniva emarginata. La stanchezza di arrivare la sera dopo 12 ore di fila di sala operatoria, ma di stare tutti insieme, di mangiare come mangiano loro, che magari non è ottimale per i nostri standard, però comunque va bene, è una stanchezza che appaga. Certo, vediamo subito, perché i nostri amici hanno voluto regalare anche delle immagini, anche per far capire che cosa succede, per farvi vedere che cosa fanno, non per pubblicizzarli, ma soltanto per comprendere che cosa si va a fare lì. Questa è una foto di gruppo, professor Di Salvo, che testimonia come i bambini lì, tutti ammalati, mi pare di capire, questi ragazzi. No, questi sono sani. Questi sono allora, sani. Ecco, se lei è d'accordo, passiamo l'immagine e io gliele commento. Sì. Questo fa parte dell'altra attività che noi abbiamo. Noi abbiamo fatto, oltre a tanta sanità, abbiamo fatto due scuole e tre pozzi. Questa è un'immagine di una scuola dove alcuni di noi sono lì insieme a un religioso e tutti questi bambini sono bambini scolarizzati che diversamente se noi non gli avessimo dato un ambito, gli ambienti e un pasto a mezzogiorno rimarrebbero analfabeti, non avrebbero una scolarizzazione adeguata. Non avrebbero una scolarizzazione adeguata. Io, professore, per far capire anche ai nostri amici telespettatori di che cosa stiamo parlando, a sua insaputa ho scovato un filmato che ci parla del Benin. E allora ve lo voglio proporre perché sono immagini e musica veramente molto belli. Vediamo. Grazie.
Professor Di Salvo, questo spaccato del Benin ci riporta alla loro terra, alle loro abitudini, alle loro usanze. Sono proprio così? Sì, direttore, sono proprio così. Veda, questo è un popolo buono, è un popolo che non ha nulla. Non hanno né petrolio, né gemme, né miniere, sono contadini. Ma come lei ha visto, ed è opportuno che lei abbia trovato questo film, c'è la radice della gioia nel loro modo di essere. C'è la musica, loro tutto quello che fanno lo accompagnano con la musica. Se una donna fa 20 km al giorno per andare a prendere l'acqua in un pozzo, o se si accostano all'Eucaristia, o se fanno un rito voodoo, quello che sia, hanno sempre dentro questo senso della musicalità che poi in qualche modo si fonde e si confonde con la loro maniera di pregare anche. Sono così. Ecco, professore, torniamo un po' alle fotografie che avete scattato lì in Benin. Una di queste vi vede subito all'opera con alcuni pazienti. Qui cosa si misura la pressione, che cosa si sta facendo esattamente? Allora, guardi, questa è una foto fondamentale. Una delle cose migliori che noi abbiamo fatto è stata di accogliere la richiesta di un gruppo di oculisti guidati da Paolo Lepre, che fra l'altro è il vicepresidente della nostra associazione, e che è composta da Flaviano De Luca. Dopo leggeremo i nomi. Dopo leggeremo i nomi, che sono venuti a ridare la vista ai ciechi. Come credo di aver detto forse nell'occasione della precedente trasmissione, qui chi purtroppo diventa cieco è perché ha una malattia non curabile. Lì diventano ciechi anche per una banale cataratta, perché non c'è chi li operi. Quindi loro sono venuti e quella che lei vede è una folla di centinaia di persone che vengono a farsi visitare. Qui ovviamente c'è un collaboratore, un infermiere che gli prende la pressione, perché poi sono, vede, a sinistra e a destra, e lei immagini che per tutto l'ospedale, tutto pieno di pazienti che aspettano di farsi vedere la vista, e oltre la metà dei quali verranno poi operati dall'equipe di Paolo, grazie anche all'impegno. Noi siamo molto aiutati in questa cosa. Per esempio c'è una ditta che ci regala i cristallini artificiali per operare la cataratta, e noi abbiamo adesso in animo di lanciare una grande campagna che è Adotta un cieco. Con la piccolissima spesa che serve per organizzare una struttura completa di oculistica, in qualche modo i sottoscrittori si adottano un cieco. Altra foto, vorrei che la commentasse Mario, è la foto di gruppo forse di tutta l'equipe. Sì, vabbè, questa è una foto in un momento di relax, penso quasi a chiusura della missione, e siamo tutti qui, ognuno con la propria qualifica, tra infermieri, anestesisti, chirurghi, nutrizionisti, insomma, un'equipe molto variegata, ma che poi è diventata anche molto coesa nel corso dei giorni. E nonostante le difficoltà oggettive, diventa anche un momento di gioia per noi stessi stare tutti insieme. Professore, momenti di ascolto anche in questa foto con persone con cui si cerca di capire anche, e cercate di spiegare forse che cosa intendete fare, no? No, questo adesso glielo spiego subito. Il primo che vede a sinistra, se mi possiamo riavere l'immagine, è Giacomo De Cunto. Veda come funzionano i fili della provvidenza. Io questo signore l'ho conosciuto, è un medico, l'ho conosciuto nella mia breve permanenza alla guida della ASL di Benevento. Lui mi ha chiesto di venire in Africa. Ha organizzato, siccome lui è un autorevole esponente di Slow Food, ha organizzato una cosa bellissima. Ha fatto finanziare un campo per la coltivazione del riso e creato una cooperativa di beninesi che adesso coltivano il riso invece di farselo venire pagando un dazio enorme dall'Asia. E questa è un'altra cosa, secondo me, si chiama Giacomo De Cunto questo collega, ed è che è veramente un motore instancabile di iniziative. E questa è una cosa molto bella, secondo me. Ecco, andiamo un po' nello specifico, anche insomma, sia con Mario che con il professor De Salvo, con quest'altra fotografia che vi vede poi adesso all'opera. Che cosa sta succedendo qui, Mario? Questi sono gli oculisti all'opera con l'equipe al completo. Vediamo Paolo Lepre al microscopio che opera, Flaviano De Luca, infermiere professionale. Che cosa stanno operando? Sempre la vista. Guardi, principalmente cataratte, però anche altri tipi di patologie oculari curabili con mezzi
non eccelsi, basta un microscopio e un po' di materiale di consumo. Ecco, ancora scatti, ancora fotografie per capire l'operato di questa troupe. Professore De Salvo, qui? Qui stiamo operando nella sala operatoria della suora, della grande suora francescana, alla quale nel 2009 abbiamo dato la laurea honoris causa in medicina come Università Federico II. E stiamo operando un caso molto importante. Veda, qui se uno ha una patologia tiroidea, magari ha un piccolo gozzo, lì hanno dei gozzi da 1,5 kg che creano problemi di asfissia. E ovviamente, come diceva Mario prima, sono anche emarginati dalla società perché i portatori di gozzo sono considerati portatori di iella. Questo è un caso che forse, diciamo, è relativo al bambino. Allora, qui io voglio spendere due parole, perché questa è stata forse la più grande emozione di tutti questi anni. Veda, quella signora che vede lì, quella è la suora che sta operando con noi. Lì ci sono io, c'è Umberto Bracale, c'è l'altro anestesista, che è Tito Claudio Nappi, in fondo, alla testa del malato. Mario in questo momento non si vede, ma loro hanno lavorato insieme anche su questo caso. Questo bambino ci è stato proposto dalla suora il primo giorno in cui siamo arrivati quest'anno e noi l'abbiamo scartato. Abbiamo detto non possiamo operarlo perché è troppo grave, aveva 3 anni, una pancia totalmente invasa da un tumore, tumore congenito, e abbiamo cominciato a lavorare all'ipotesi di farlo venire in Italia ad operare. Abbiamo parlato, Marcello Caggiano, che è un altro chirurgo dell'equipe, ha telefonato alla sua compagna che lavora al Bambino Gesù di Roma, ma abbiamo capito che la cosa era troppo complicata. Abbiamo fatto un consulto fra di noi, compresa la suora, e nessuno di noi voleva rendersi e lasciare morire questo bambino. Abbiamo capito che dovevamo farlo lì, da soli, con i mezzi che avevamo, e ci siamo imbarcati. Professore, andiamo un po' velocemente con gli scatti, perché e forse lei lo ritrova, cerchiamo di trovare ancora questo bambino. Qui vediamo un'altra foto. Questo bambino è immediatamente dopo la fine dell'intervento, con la suora che se lo coccola, forse ce ne sono delle altre immagini di questo bambino. E questo naturalmente è tutta abbiamo, pensi, voglio solo dire che il bambino pesava 11 kg e dopo il tumore pesava 3,7 kg, e quindi il bambino dopo l'intervento pesava meno di 6 kg. Ma forse c'è un'immagine che ci premia tutti, perché veramente abbiamo avuto un'emozione enorme. Penso sia questa, che questo è il bambino la mattina dopo l'operazione, già vispo. Già vispo, già mangia. Non so se io le ho trasmesso la foto di quello che è il bambino oggi a 3 mesi, che è veramente il segno della vita che vince e che continua. Una storia veramente per noi particolarmente importante. Ecco, qui vediamo anche altri bambini che ringraziano la Fresenius, che è la multinazionale che ci ha fornito le sacche nutrizionali che ci servono per i bambini malnutriti e per i malati che operiamo sull'intestino. Certo. Professore, poi c'è anche un'altra foto molto bella di cui ne avete fatto un testimonial, e che sicuramente è questa. Questo è uno scatto meraviglioso, ecco. Quest'anno è stato il primo anno che, dopo che abbiamo fatto migliaia di scatti da dilettanti, abbiamo sentito il desiderio di portarci un fotografo professionista. Luciana Latte, che è una grande fotografa, ci ha seguito e ha fatto un reportage meraviglioso che sarà oggetto di una mostra e di un libro che faremo. E ha preso questo bambino nell'ospedale della suora, che per noi ha un valore emblematico, l'abbiamo chiamato innocent, l'innocenza, perché siccome lei ha messo a fuoco la mano e non tutto il resto volutamente, sembra come se questo bambino dicesse: fermati, non passare distrattamente, fermati perché abbiamo bisogno di te. Beh, una bellissima fotografia. Mario, abbiamo parlato delle emozioni. Parliamo un po' dell'accoglienza di queste persone che vi vedono arrivare, forse magari all'inizio con sospetto, poi pian pianino diventate nel tempo punto di riferimento. Dipende dai posti, perché quando andiamo a Zinvie o a Zagnanadò, che sono i posti dove operiamo, bene o male siamo già conosciuti, c'è una cosa diversa. Quando si cammina per strada, magari con la macchietta fotografica, che si cerca di fare qualche foto, perché anche non essendo professionisti la voglia c'è, magari c'è chi si pone più davanti con gioia e chi invece si nasconde, c'è un po' di ritrosia. Però
Poi ci sono i bambini che ti guardano e ti salutano e dicono, come prof, io vo, che significa bianco, e ti sorridono e ti corrono dietro. È indescrivibile, bisogna andarci, perché veramente non è descrivibile. Vediamo ancora fotografie di questa missione. Prof, eccolo qui qua. Ci sono altre. Questo è il bambino, ecco. Questo è il bambino, si chiama l'Abissim, del quale le ho fatto vedere le foto operatorie, quello del tumore. Sì. Questa è una foto di pochi giorni fa. Guardi, in 2 mesi, liberato dalla sua malattia, come sta questo bambino e quanto è bello. Possiamo dire che in una settimana, che eravamo stati in 4-5 giorni, non l'avevamo mai visto sorridere, stava sempre con la pancia che faceva malissimo, non riusciva a stare seduto, sdraiato, niente. Ecco, lo vediamo sorridente con la mamma accanto, eccolo qui mentre sta mangiando. Progressi straordinari in poco tempo, professor Di Salvo. Legati anche alla devozione di questo gruppo, di questa suora straordinaria, che spende la sua vita in una maniera. Voglio solo citare questo. Pensi che dopo, lei lavora dalle 5:30 di mattina fino alle 9 di sera. Alle 9 di sera serve a tavola le consorelle e noi che siamo lì a lavorare con lei. Dopodiché alle 10:30 comincia la parte più drammatica della sua giornata, perché va in una parte dell'ospedale dove le mamme portano questi bambini morenti per la malaria. Lei fa una cosa molto semplice, fa un prelevo al bambino, un prelevo alla madre, fa due cose, il test di compatibilità, il test rapido per l'AIDS, dopodiché se sono favorevoli prende il sangue dalla mamma e trasfonde il bambino e sorveglia la trasfusione fino all'1 di notte. E poi va a dormire alle 5:30 di nuovo in movimento. Professore, lei ha detto che questo bambino è proprio l'emblema di quel lavoro che avete svolto con grande passione ed intensità. Ma lei ha mai avuto paura di, durante queste fasi, di perderlo, di così non riuscire in quest'opera? Beh, la paura accompagna sempre il lavoro del chirurgo. Anzi, la paura è funzionale al buon risultato, perché il chirurgo, se vuole impegnarsi fino in fondo, deve avere paura. In questo caso lei deve pensare, e i telespettatori devono sapere, che noi lavoriamo in condizioni ben diverse da quelle dei nostri ospedali. Quindi l'impegno è maggiore, ma nel caso di questo bambino è successa una cosa che forse ai telespettatori farà piacere sapere. Questa è la suora con il bambino. E la cosa è questa, che quando l'abbiamo operato, alla fine dell'intervento, è successa una cosa che in 40 anni di chirurgia io non avevo mai visto e che forse non dovrebbe neanche essere permessa. È scoppiato un applauso. Lì, quando la suora lavora e con noi, nessuno dell'ospedale va via. 38 dipendenti erano tutti là a guardare l'intervento dietro le finestre e a pregare. E quando abbiamo tolto il tumore, io inizialmente ho avuto paura, ho detto no, io non vado avanti, è troppo grosso, lo perdiamo sul tavolo operatorio. Poi la suora mi ha messo una mano sul braccio e mi ha detto non lo possiamo lasciare così, andiamo avanti. E poi il Signore ci ha aiutato e siamo riusciti a portare a termine l'intervento. È scoppiato questo applauso, che non era a noi ovviamente, era l'applauso alla vita, al fatto che non ci si deve rassegnare, bisogna aiutare. Professore, in questi posti si vive ancora di emozioni, ci si riesce a capire poi quanto il filo che lega la vita alla morte sia lì molto sottile. La mancanza di grandi attrezzature penalizza il vostro lavoro oppure no? E questa è una bella domanda, direttore. In realtà, veda, io ho sempre sostenuto, lo faccio anche con i miei collaboratori sia in Italia che in Africa, il nostro lavoro è fatto da una frazione. Al numeratore c'è la tecnologia, al denominatore la dedizione. Noi qui abbiamo un'altissima tecnologia, ma a volte perdiamo parte della dedizione. Lì accade esattamente il contrario. Veda, questa immagine che ritrae questo bambino che era stato massacrato in un ospedale nigeriano e che noi abbiamo rioperato, come lei vede è appesa a quella sacca bianca, è proprio la sacca nutrizionale. Questo bambino insomma, non si sarebbe mai potuto salvare se non ci fosse stato, noi ci abbiamo messo il nostro tecnicamente, ma l'impegno degli infermieri e che lavorano intorno a questi religiosi è una cosa straordinaria. Io lì ho visto, le devo dire la verità, ho visto sopravvivere grandi ustionati che sarebbero morti in qualunque centro per grandi ustionati dell'Occidente. E lo sa perché? Perché questi religiosi si mettono la sveglia ogni 3 ore a turno e vanno a cambiare le bende degli ustionati. Questo è straordinario, è il segno che poi questo lavoro lì viene fatto ancora per vocazione, non per essere pagato lo straordinario.
13 anni, dicevamo, di vita di questa associazione, 14 missioni, nei due ospedali, uno di Nzinvie e un altro di Zagnanato. Due ospedali che naturalmente vi hanno visti protagonisti, ma voi in questi ospedali avete citato quattro punti cardinali, che sono quattro persone, mi pare di capire, che sono state fondamentali in questo lavoro. Le vogliamo citare? Sì, come no. Noi abbiamo, guardiamo come associazione, noi guardiamo a quattro persone che secondo noi sono monumentali. Una è questo Papa. Questo Papa è una persona fuori del comune. Un altro è Nelson Mandela, Madre Teresa di Calcutta e Gino Strada. Poi, nei nostri ospedali noi abbiamo quattro nostri amici e punti di riferimento. Uno è questo chirurgo straordinario che ci ha aperto le porte di questo ospedale di Nzinvie, un francese che sta lì da tanti anni e si chiama Olivier Salmon. È un amico fraterno, una persona veramente fuori del comune. Poi abbiamo suor Julia, che è la suora di cui abbiamo parlato, che è questa donna che è uno dei massimi esperti mondiali della nuova lebbra, l'ulcera di Buruli. Si chiama Julia Aguiar. Poi abbiamo il padre Christian Stenu, che dirige, collabora con la suora e dirige un ospedale a 2 ore da quello della suora, dove curano lebbra storica e AIDS. E il quarto punto di riferimento è questa donna siciliana che ha 50 e più anni di Africa, una religiosa camilliana, suor Damiana, che adesso ha 80 anni e più. È piegata in due, come lo era Madre Teresa di Calcutta, e per noi è una leggenda. Ci aiuta molto anche perché governa il sistema di aiuto dell'orfanotrofio di Pau, che è un altro grande problema. Bene, per farvi capire l'importanza anche di questa missione, c'è stato nei giorni scorsi il quotidiano Repubblica che ha voluto fare un articolo molto interessante nelle pagine nazionali, in cui ha ricordato questa operazione fatta da appunto i grossi professionisti napoletani di cui la medicina locale può vantarsi, e quindi questo è stato l'articolo su Repubblica. Io vorrei citare i nomi di queste persone dell'associazione, lo ricordo, CNOW Africa Onlus. Il consiglio direttivo è formato dal presidente, che è qui, Enrico Di Salvo, poi c'è il vicepresidente, possiamo mettere anche una bella foto così li vediamo tutti, Paolo Lepre, il segretario tesoriere Elio Sica, i consiglieri Umberto Bracale, Francesco Catapano, Giacomo De Cunto, Pierluigi De Falco, Daniela Principalli, Annalisa Serpico. Il consiglio dei provvibili è il presidente Lida Viganoni, i componenti Rosario Messina e Maurizio Padula, il comitato di eccellenza Giovanni Chieffi, Maurizio Cotrufo, Francesco Corcione, Luigi Labruna, Giuseppe Lissa, Aldo Masullo, Raffaele Perrone Donnorso, Giovanni Persico, Sergio Sciarelli, Girolamo Sirchia, Lida Viganoni e Guido Trombetti. Sono nomi che forse non vi diranno molto, ma chi conosce diciamo, la vita della città, della regione, sa che sono dei grossi professionisti, non solo nel campo medico, ma anche nel campo socio-culturale e soprattutto anche istituzionale. Professore Di Salvo, siamo giunti in chiusura. So che state preparando un sito di questa associazione per poi allargare ancora di più quest'opera, che non vuole essere un'opera di propaganda personale, ma solo di missione. Sì, stiamo preparando un sito e le dirò che preparare un buon sito è più difficile che fare una missione in Africa. E lei lo sa, perché nel mondo della comunicazione stiamo cercando di farlo al meglio. Stiamo cercando di fare un sito innanzitutto trasparente. Noi ci siamo impegnati con i nostri fondatori, che sono 92, ci siamo impegnati che il conto consuntivo e il bilancio preventivo di ogni anno verranno pubblicati sul sito, perché chi ci aiuta deve sapere fino all'ultimo centesimo di euro dove vanno questi soldi e come li utilizziamo. Poi ovviamente facciamo anche un po' di marketing, nel senso che diciamo le cose che facciamo, diremo se la gente ci vuole aiutare, le ditte, chi paga le tasse col 5 per 1000, faremo anche questo. Ma quello che è molto importante, noi, e perciò stiamo lavorando con fatica, noi dobbiamo essere capaci di far passare su un sito quello che lei oggi ci ha fornito l'occasione di far passare, cioè che cosa abbiamo nel cuore, perché noi facciamo questo e la ricaduta immensa di benessere morale della quale faceva riferimento Mario Aloi. Bene, Mario Aloi, capo anestesista della Spedizione Benini, grazie
per quest'opera e per essere stato qui con noi, così come un grazie va al professore Enrico Di Salvo, primario della chirurgia della Federico II. Mi piace chiudere, amici telespettatori, con una frase, con due frasi che hanno scritto gli amici dell'associazione. A chi guardiamo con fiducia, a tutti quelli che condividono le motivazioni e gli ideali dell'associazione Sorridi Know Know Africa e che ne seguiranno ed aiuteranno l'attività. A chi guardiamo con tenerezza, ai paesi poveri e ai loro poveri, agli ammalati, ai fragili, ai disassistiti e ai dimenticati. Grazie, grazie ancora all'associazione, sperandovi di avervi reso cosa gradita, vi do appuntamento ai prossimi speciali. Grazie ai nostri tecnici e buonasera.